Un anello per domarli. Un anello per trovarli. Un anello per ghermirli. E nel buio incatenarli. Così cominciava Il Signore degli Anelli, un film che a me da piccolo ha appassionato tantissimo e mi ha avvicinato decisamente al mondo fantasy. E proprio oggi è uscito il teaser trailer degli Anelli del Potere, la nuova serie di Amazon che riprenderà un po' la trama del Silmarillion, di cui parleremo a breve. Intanto andiamo a vedere un po' cosa ci aspetta. Non te lo sei mai chiesto? Che altro c'è là fuori? Ci sono meraviglie in questo mondo, oltre il nostro vagabondare. Beh, intanto le immagini e i paesaggi dovranno essere stupendi. Io lo sento. Mi è sembrato quasi di vedere un Frodo a livello di fisionomia. Bello. Potente. Allora, due cose riguardo la musica. Prima di tutto, questa è sicuramente una musica scelta appositamente per il trailer. Generalmente contattano dei compositori che scrivono la musica nello specifico per quello che sarà appunto il trailer, e non è spesso, non è il compositore della serie oppure del film. A tal proposito, da quello che avevo letto in qualche articolo, pare che Howard Shore sia in trattativa, e io me lo auguro veramente, perché se tornasse lui a comporre la colonna sonora di questa serie, sicuramente avremmo, almeno sul piano musicale, una sicurezza. Perché a me ha appassionato davvero tanto, è stato uno dei compositori che mi ha avvicinato di più al mondo della cinematografia, meno della composizione della musica per film, e quindi sarebbe assolutamente un grande ritorno. Per quanto riguarda invece la trama, ovviamente speriamo bene, perché naturalmente non è semplice portare a livello cinematografico il Silmarillion, a meno sarà ciò di cui dovrà trattare per l'appunto gli Anelli del Potere, dato che ci saranno di sicuro delle storie prese da questo libro, per chi non lo sapesse andarlo a leggere è importante, e quindi Silmarillion, L'Hobbit e poi Il Signore degli Anelli, se non li avete letti, assolutamente sono da leggere. Quindi sì, sicuramente può essere un rischio andare a riprendere queste tematiche senza approfondirle adeguatamente, o almeno magari possono essere prese un po' superficialmente, però ci auguriamo che non siano fatti degli strafalcioni. Detto questo, vediamo un po' cosa ci riservano i prossimi mesi, intanto aspettando l'uscita il 2 settembre, e io naturalmente devo cominciare a scrivere un po' di arrangiamenti. Se vi è piaciuta questa reaction e volete magari vederne altri su altre tematiche, scrivetelo pure nei commenti e noi ci vediamo presto con un nuovo contenuto.